Ragazzi, finalmente dopo tanto tempo ho rindossato il mio zaino e si parte per una nuova esplorazione. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in partenza per la Val Vertrova in provincia di Bergamo per andare a vedere delle bellissime cascate. Il percorso durerà circa una cinquantina di minuti e deve essere molto interessante. Saliamo subito in macchina. Oggi mi accompagna Deste, che dopo vi presento. Ci vediamo dopo, ciao! Ragazzi, abbiamo parcheggiato la macchina giù da basso, ovviamente non vi ho fatto vedere il parcheggio perché era una roba inguardabile. Poi a piedi si arriva fino a qui, che è Rosette Vertrova, quindi la località Rosette, e da qui parte questa strada che è una mulattiera che costeggia tutto il torrente Vertrova. Ho portato sia Nikon che Panasonic, così proverò a fare un po' di foto di confronto. Ovviamente se viene qualche bello scatto ve lo mostro. E niente, qui con me c'è Deste che adesso vi presento. Ciao ragazzi, mi chiamo Deste, sono amico del Ton, grande amico del Ton, forse il migliore che lui abbia mai avuto, non vuole ammetterlo. Comunque la camminata è abbastanza carina e piacevole, per lo più all'ombra, un po' al sole. Ci sono all'incirca 10-12 gradi, quindi si sta abbastanza bene. Come vedete siamo in felpa e maglietta. C'è anche un bel parco per fare i barbecues, ovviamente d'estate, adesso è chiuso. Deve essere sicuramente un bel posto. Ci vediamo più avanti, dai, a dopo. Ragazzi, noi appunto abbiamo parcheggiato giù l'auto perché c'era un bruttissimo cartello che diceva che la strada era chiusa, ma era chiusa molto più avanti, per di più da lunedì, dal 1 marzo. Però venendo su c'è un bellissimo enorme parcheggio tutto qua, che è ovviamente vuoto perché tutti legano il cartello che la strada è chiusa e tornano indietro, perché come al solito scrivono in piccolo così la data. E niente, da qua inizia il vero e proprio percorso. È tutto all'ombra, all'ombra fa un po' di freschetto. Questo approvo in pieno, partiamo. È poco che camminiamo, ma il paesaggio è veramente molto bello. Ci sono un sacco di cascate, vedete qui. Il problema qual è? È che la strada è abbastanza lontana dalla cascata e ho provato ad andare vicino, ma è veramente molto pericoloso, è super scivoloso e poi è tutta così pendente, quindi se dovesse scivolare un piede cadi direttamente in acqua. Adesso continueremo il nostro cammino sperando di trovare qualcosa di fotografabile. Adesso Destin qua mi sta consigliando un passaggio giù di qua. Adesso prendo Nikon e vado a scattare qualche foto. A dopo! Ragazzi, il sole incomincia a splendere, incomincia a fare davvero caldo. Come avete visto ragazzi, c'è un bivio e c'è da seguire il sentiero 527 per arrivare fino alle sorgenti. Però noi abbiamo visto che c'è una variante che va su in salita, quindi siccome siamo abbastanza masochisti abbiamo deciso di prendere la salita e cercare di vedere qualcosa di diverso rispetto al solito. Poi magari se è un circolo ad anello poi torneremo giù dall'altra strada ovviamente. Per ora dal punto di vista fotografico non ho trovato nulla di bello da fotografare, perché il torrente è molto bello, l'ambiente è bello intorno, ma da fotografare c'è veramente poco. E poi per di più appunto adesso il sole è salito, io mi aspettavo un mezzo boschetto da quello che avevo letto e invece è tutto praticamente al sole, quindi si fa anche a fatica a fare un po' di effetti con le cascate. Speriamo in meglio più avanti.
Beh ragazzi, se vi capita di fare questo percorso non scegliete la variante, perché perdete tutto il bello delle cascate e del torrente, e per di più fa veramente un sacco caldo, anche se siamo a febbraio, cavolo che caldo. E poi arrampica su mica da ridere, detta in dialetto, si arrampica abbastanza, è parecchio pendente, detta in italiano. Cioè guardate, non so se si vede, però fica lì, ma su mica da ridere. È un presepe! È nato! Aiuto! Variante a parte, il percorso è molto piacevole, è tutto ciottolato, quindi non si fa nessun tipo di fatica ed è molto interessante appunto perché ci sono sempre queste cascatine qua di lato. Fotograficamente parlando non ho trovato dei gran scenari, spero che più avanti ci sia qualcosa di un po' più interessante. Ovviamente vi manderò tutte le foto. Ragazzi, una cosa veramente molto bella di questo percorso è che l'acqua è veramente veramente blu profondo. Adesso cerco di fare qualche ripresa giù da basso, però è veramente veramente molto bello. Guardate, qui c'è il ponte, guardate qua il colore dell'acqua. In video rende veramente molto poco, ma è veramente molto azzurro e veramente molto bello, sì sì. Arrivati a questo bivio si deve scegliere tra il percorso 527 e 525A, e sì, sale qua in salita. Noi adesso proseguiamo qui avanti per vedere cosa c'è, credo che ci sia qualche cascatella e basta. Dopo invece saliremo fino alla sorgente e mi aspetto un gran paesaggio. Comunque ragazzi, tutte queste pozze qua d'acqua, diciamo, queste cascatine si chiamano marmitte dei giganti e appunto si formano per il continuo flusso di acqua e di detriti che vanno appunto a levigare tutta la roccia intorno, e veramente sono veramente un sacco azzurre, veramente molto belle. È un bellissimo percorso da fare in famiglia, veramente molto semplice, almeno fino a questo punto, ovviamente tralasciando la variante. E sì, se volete passare un giorno in famiglia, questo è un bellissimo percorso da fare. E ragazzi, qui il percorso, quello semplice, termina. C'è un cancello lì in fondo alla strada, anche un po' brutto da vedere. Mi fermo qua un secondo a fare qualche foto a questa cascata che mi sembra molto interessante, e poi proseguiremo verso la salita, sperando che non sia eccessivamente faticosa per arrivare alle sorgenti. Ragazzi, andando su di qui sicuramente il percorso è molto più interessante e ci sono anche dei piccoli guadi da fare. Ci siamo inzuppati le scarpe, almeno io, perché poi ci sono finito dentro in pieno, però il percorso è molto molto più interessante. Qui siamo proprio all'interno di un canyon che è veramente molto bello, e appunto l'acqua è super azzurra, però qui, a differenza di dove eravamo prima, siamo proprio a diretto contatto con l'acqua, quindi è veramente molto bello e suggestivo. E una cosa ancora più bella è che non c'è gente. C'erano una mamma e un papà là con il figlio, ma credo che si fermeranno perché qui è abbastanza molto sconnesso. Però bellissimo posto. Venite e non fermatevi come fanno tutti i turisti al cancello, ma salite perché vale veramente la pena. Veramente molto molto bello. Guardate qui. Super azzurra l'acqua, e poi anche i fiorellini che ci sono intorno sono davvero belli. Foto!
Ragazzi, mi sono fermato a fare un sacco di foto in un posto che mi è stra piaciuto, immerso nel verde, ma proprio verde, muschio, verde, verde, verde. Ovviamente questa è la foto. Sì, Deste mi ha un po' odiato perché mi sono fermato un po' troppo. Adesso stiamo proseguendo la nostra camminata in salita, ma non stiamo vedendo altra acqua, quindi ho paura che la sorgente sia un po' secca. Che sì, comunque non è da tanto che c'è caldo, quindi se qualcosa doveva sciogliersi non si è ancora sciolto. Comunque percorso veramente molto interessante. La seconda parte è sicuramente molto meglio della prima perché siamo in un bosco. E ve lo consiglio, è un bel paesaggio. Per fare le foto magari non è uno dei migliori, sicuramente uno dei migliori per fare le foto sono le cascate del Dardagna, che anche lì ho fatto il video, vi lascio qua il link, e le cascate del Vallesinella, che anche di quello lì ho fatto il video, veramente posto molto molto bello, qui il link, guardatelo perché lì ho fatto alcune delle foto delle cascate più belle che proprio mi piacciono, proprio bellissimi, ottimi due posti. Proseguiamo a camminare, se arriviamo in cima ovviamente lo saprete. A dopo! Il posto è veramente molto bello, è un peccato che ci sia poca acqua, ma potremo anche tornare magari in un'altra stagione. Guardate com'è azzurra quest'acqua, è veramente verde, stupenda. È un peccato che non ho sul polarizzatore su questa macchina. Adesso abbiamo il canyon e fuori dal canyon arriveremo in località Merrell. E poi appunto, come vi dicevo prima, quel posto qua è super bello perché qua non c'è nessuno, si sono tutti fermati al cancello giù da basso e si sono persi veramente uno spettacolo veramente molto molto bello. Vi lascio con la vista di questa cascatina, acqua super azzurra come potete vedere, salti bellissimi, veramente un posto fantastico. Ragazzi, guardate che posto, c'è un po' da bagnarsi i piedi, ma guardate qua. È bellissimo, guardate. Ragazzi, l'audio non sarà dei migliori perché c'è tutta questa acqua che scroscia, ma è molto bello. Volevamo arrivare fino alla sorgente, ma la camminata sta diventando veramente molto lunga e abbiamo trovato anche dei ragazzi che stavano scendendo e hanno detto che loro hanno camminato da qui per altri 45 minuti e non hanno trovato nulla, anzi è tutto uguale, quindi ce l'hanno sconsigliata vivamente. Quindi oggi ci fermiamo qui, mangerò un panino e ripartiamo per la discesa. Ci abbiamo messo circa 2 ore e mezza, però ragazzi contate che mi sono fermato a fare un sacco di foto e un sacco di video perché è un posto veramente fantastico. Metto via Panasonic, vi saluto. Ragazzi, nel tornare indietro non abbiamo fatto la variante e lo spettacolo è veramente bello, guardate qui. Ho fatto qualche foto, adesso ve la carico. Quindi se venite evitate totalmente la variante e fate quel passaggio qua che è veramente molto bello, guardate anche di qua. Sì, fate questa, evitate assolutamente la variante. Vi saluto, ragazzi, like al video per spingere i miei contenuti a un pubblico maggiore, seguitemi su Instagram, nicolas.toninelli, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!